che c'è un altro che ti ha già visto, ma non importa. Allora, intanto non vi dico che cos'è perché volevo ringraziare prima di tutto l'autore. Presente in sala. Presente in sala, che è uno scrittore, si chiama Marco Bifurco, grazie. Ed è... Ha un modo di scrivere molto particolare, mi piace molto, ma poi ringrazio gli attori che si sono prestati, la faccio corta, è stato un piacere, ringrazio Polucci che me l'ha fatta fare. Possiamo andare perché si sta mettendo brutto tempo. Ricominciamo, signor Panzai, lei soffre di insonnia. Dormo poco, come tutti i vecchi. Ma si può sapere che cosa interessa? Senta, non mi piacciono i polizieschi, ma mi tocca ricordarle che qui le domande le faccio io, va bene? Sentite, se non mi dite chi siete, io non rispondo. Mi dispiace, signor Panzai, ma mi ha costretto. Veniamo al punto. Lei conosce Esther Ronchi? Risponda! Non l'hai sentita. Le voglio dare un aiuto. Presente quella ragazza che lei spia tutte le notti dalla finestra? Io mi faccio gli affaracci miei, figuriamoci. Esther Ronchi è scomparsa, lo sapeva. Gli ho detto che non la conosco. Signor Panzai, lei ha ucciso Esther Ronchi? Ma cosa diavolo dite? Io non... Perdoni la provocazione, Panzai. Dunque, lei soffre di insonnia. Dorme poco, l'ho già detto. Sì, dorme poco, guarda tanta TV e spia nelle case degli altri. Basta! Basta! Senta, signor Panzai, che cosa faceva la Ronchi durante la...
che sappia io. Non mi prendo in giro, Panzai, o sarò costretto a dare un altro della scarica, eh? No, no. Ripeto, no, cosa faceva la Ronchi durante la notte? Faceva l'amore. Faceva l'amore, ma che romantico, Panzai. Diciamo pure che la Ronchi scopava di brutto. Ma dite quel cavolo che fa. Ed erano scopate normali, intendo, lui sopra e lei sotto. Risponda alla domanda, Panzai! No, no, sono dei giochi. Sì, e che tipo di giochi? Certe volte ritirava i capelli e la prendeva a schiaffi. Altre volte le stringeva forte la gola. Usava anche degli attrezzi. E lei si eccitava, vero? Io dormo poco, passo il tempo. Io guardo e basta. Bugia, bugia, Panzai. Ma per questa volta voglio essere buono. Mi limiterò a mostrarle una fotografia. Ecco qua. Guardi, guardi. Si riconosce, Panzai? Un bel primo piano mentre guarda dritto dritto nella stanza della Roma. Ma com'è possibile? Uno sguardo arrapato. Quasi cattivo. Ero stanco. Ero solo stanco. E saprebbe riconoscere l'uomo che scopava con la ragazza? Eh? No, no. Aveva il volto coperto da una maschera. E quanto è durata questa storia? Ma che ne so. Qualche mese. E lei non ha mai pensato di chiamare la polizia? E perché? Non facevano niente di male. Ah, quindi a lei i rapporti della Ronchi le sembravano normali? Io certe cose non le ho mai fatte. Ma a casa proprio ognuno è libero di fare quello che vuole. Sì, certo. E l'ultima notte che cosa è successo? Risponda. L'ultima notte? Sì, prima che la ragazza sparisse. Beh, lei era legata al letto. E? Lui ha tirato fuori uno strano acciccio. La ragazza le sembrava divertita, pensai? Per niente. Potremmo dire che era terrorizzata? Sentite, io non so niente di questo. Risponda alla domanda, era terrorizzata sì o no? Sì. E anche in questo caso lei non ha chiamato la polizia. E com'è andata a finire? Lo so, l'uomo ha chiuso la tenda e mi sono tornato a letto. Bene, signor Panzai. Per ripagarla del tempo che ci ha concesso, adesso io voglio mostrarle che cosa è accaduto dietro quella tenda. Che ne dici? Beh, ero forte. Eccoci qua, signor Panzai. Faccia a faccia. Deluso? La maschera. Allora, sentite, io non so nulla della ragazza. Stia calmo. Stia calmo, signor Panzai. Non ho nessuna intenzione di farle del male. Non dirò a nessuno, credetemi. Stia calmo. Stia calmo. Fra pochi minuti sarà libero e potrà tornare alla sua vita da guardone. Io non ci credo. Io farò la fine della ragazza. Stia calmo. Le ho dato la mia parola, signor Panzani. Però prima voglio mostrarle un'ultima cosa. Ecco qua. Esther Ronchi. Ma cosa significa?
Già, signor Panzai, sono viva e vegeta. Ma com'è possibile? È uno scherzo. Mai stato così serio, signor Panzai. È filmato. Finzione. Roba professionale, ma pur sempre finzione. Sembrava tutto così vero. Già, e lei non ha fatto una piega. Come si sente? Un po' confuso. Ma è comprensibile, signor Panzai. Però adesso la ragazza è qui e, come vede, in splendida forma. Esther, offri da bere al signor Panzai. Come la vuole l'acqua? Liscia o gasata? Questo la fa sentire meglio? Beh, sì, abbastanza. Impressionato? Ma lei è pazzo! Se ne vada, signor Panzai, è libero. Vi ho dato la mia parola. Aspettate. Questo è un altro dei vostri stupidi scherzi. La ragazza non è morta sul serio! E anche se fosse, per lei, che differenza farebbe?